suo tipico letterario del Corriere della Sera la definita come lo scrittore del decennio. Si riconosce in questa definizione? Non ho la sua competenza. Non ho letto tanti libri di italiani quanti ne ha letti lui. Quindi, siccome l'ho conosciuto di persona, so che è stata una persona seria e anche severa, mi fido del suo giudizio. Penso che se io sono quello del decennio, gli altri mi sembra che la generazione non è una buona, che non gode di buona salute la nostra letteratura. Durante gli anni 70 è stato dirigente attivo del movimento di estrema sinistra, la lotta continua. Militante, sì, dirigente. Cosa gli è rimasto di questo periodo? Mi è rimasta la fedeltà ai principi di quella generazione, la fedeltà a quel movimento rivoluzionario che obbediva a un ordine del giorno del mondo, perché così succedeva in giro per il mondo. Così si spostava il Novecento, si è spostato a forza di rivoluzione. Mi è rimasta una fedeltà nei confronti di quella giovane persona che sono stato e il desiderio di poter che quel giovane possa riconoscere in me di adesso un suo seguito e possa idealmente stringere la mano alla persona che sono adesso. Lei si è avvicinato, come ha studiato da autodidatta, alcune lingue come l'Yiddish, l'ebraico antico. Come mai questa scelta? Intanto perché uno che ha studiato il latino e il greco è stato costretto a studiare il latino e il greco a scuola, poi si trova tra le mani un utensile per poter scassinare anche le lingue e gli alfabeti degli altri e le grammatiche degli altri. Quindi è abbastanza facile. È stato abbastanza facile per me mettere il naso dentro altre lingue. E il movente è quello di andare a pescare quell'autore, quello scrittore, quel poeta che volevo leggere proprio dentro la sua tana. È vero che lei legge ogni giorno qualche passo della Bibbia? Sì, tutte le mattine. Mi sveglio con un po' di ebraico antico e un po' di caffè napoletano. E come mai, anche se non è credente? Perché credo che non c'entri niente la scrittura sacra con la fede. Se fosse una questione di causa e effetto, allora gli analfabeti sarebbero fregati. Invece la più sincera o generosa delle fiducia e delle fedi sta spesso nelle persone che non sanno leggere e scrivere. Durante una trasmissione l'anno scorso ha detto che i libri e la lettura sono materiali isolati dal caos esterno. Vuole ampliare un po' questo concetto? Sono materiali isolati, sì, permettono di isolare. Ecco, io con un libro riesco a stare in mezzo a una folla e a non sentirla. Mi sono trovato in condizioni di molta compressione, di caos, di confusione, di rumore intorno e anche con quello che ricordavo di qualche pagina a memoria, quello mi permetteva di starmene per conto mio e di non sentire per esempio il rumore del martello pneumatico che usavo io stesso. Quindi i libri, le pagine, la scrittura mi hanno protetto, insomma, hanno fatto da un materiale isolante e protettivo molto efficace. In che modo è cambiato lo scrittore di De Luca da quel lontano 89 in cui ho pubblicato Non ora non qui? È cambiata la mia giornata. Io nell'89 ho pubblicato il mio primo libro, ma allora facevo il mestiere di operaio, ero in cantiere, e l'ho continuato a fare per altri 7 anni. E poi dopo, nel 97, i libri mi hanno affrancato da quel salario operaio e è cambiata il mio uso del tempo. Non che scriva di più, scrivo sempre poco e come in quegli orari un po' di margine, però insomma posso disporre meglio del mio tempo e fare anche altre cose che mi piacciono. E l'uomo Henry De Luca invece com'è cambiato? È molto cambiato. Cambio a forza di perdite, a forza di persone che non ci stanno più, a forza di vuoti intorno, quindi sì, diventa un resto delle persone che non ci sono più. E questo cambia i connotati, quello di essere uno degli ultimi che può parlare di certe persone, di che ne ha conosciuta. Per esempio di qualche poeta, di qualche amico, di qualche genitore.
così si diventa un ultimo residuo di testimonianza di Apa. Sei torto del soldato e obbedire, hai torto dello scrittore? Il torto dello scrittore è scrivere male le sue pagine e pubblicarle lo stesso. Ha un ruolo sociale ancora lo scrivere? No, cioè un ruolo sociale nel senso che deve tenere compagnia. La scrittura serve a tenere compagnia. In un mondo come il nostro, insomma, dalle nostre parti, in un posto dove invece la libertà di parola è confiscata, è proibita, allora ha un ruolo politico anche qualunque parola che venga pronunciata in contrasto. Quindi no, nella nostra condizione, insomma, di utenti, liberi utenti della parola, no, lo scrittore serve solo con le sue storie a tenere compagnia. Grazie.